Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova lezione del corso di chitarra jazz per principianti. Oggi studieremo cosa suonare e come suonare il Do sesta. Diciamoci chiaramente una cosa: se sulla partitura troviamo la sigla C6 Do sesta, ma potrebbe essere B6, cioè Si sesta, cioè quindi noi ragioniamo sempre sul Do e poi possiamo traslare i ragionamenti sul manico. Sicuramente, se sulla partitura c'è Do sesta, possiamo tranquillamente suonare un Do settima maggiore. Quindi, a scanso di equivoci, io vi confermo che tutti gli accordi di base che abbiamo studiato insieme possono essere sempre utilizzati per suonare gli standard jazz, per esempio del Real Book. Però, se proprio vogliamo far suonare la sesta, allora, impariamo a costruircelo l'accordo, cioè invece di memorizzare 2 milioni di posizioni di accordi e poi stancarci in questi esercizi estenuanti, pian piano esploriamo gli accordi uno per volta, costruiamoli insieme e quindi questo processo di costruzione ci semplifica poi anche l'apprendimento. Dicevamo Do sesta, che vuol dire un accordo di Do maggiore con la sesta. Che note ha? Vabbè, le tre note del Do maggiore, cioè quindi il Do che è la tonica, il Mi che è la terza maggiore e il Sol che è la quinta, e in più c'è la sesta che è la. Allora, come si fa a costruire l'accordo? Guardate, si parte dal Do settima maggiore, questo qui. Sul Do settima maggiore noi abbiamo il Si, che è questa nota qui, vedete il Si. Anziché suonare il Si che è la settima maggiore, dobbiamo far suonare il La che è la sesta. Quindi la diteggiatura si trasforma da questa a questa qui. Però costruito così l'accordo è più facile da memorizzare, anche ci ragioniamo su, esploriamo il manico e capiamo cosa stiamo suonando. Vediamo bene la diteggiatura qual è. Medio sulla sesta corda, ottavo tasto, far suonare il Do che è la tonica e a stoppare la quinta corda. Indice fa suonare la sesta e La sul settimo tasto, quarta corda. Mignolo, stiamo sul nono tasto, terza corda, a far suonare appunto il Mi, la terza maggiore, e infine l'anulare fa suonare sulla seconda corda, ottavo tasto, il Sol che è la quinta. L'indice stopperà anche il Mi cantino. Questo appunto è il suono del Do sesta, che è un suono, un colore molto bello da usare in tanti contesti, anche la bossa nova ad esempio. Quindi se abbiamo tre posizioni per il Do settima maggiore, abbiamo anche tre posizioni per il Do sesta almeno, no? E quindi trasformiamo questa seconda posizione del Do settima maggiore in un Do sesta. Come si fa? Anche qui dobbiamo capire, comprendere che dobbiamo spostare il Si, non dobbiamo più suonare il Si che è una settima maggiore, ma dobbiamo suonare il La che invece è la sesta. Vediamo come si può fare. Beh, se mettiamo qui il medio, terzo tasto, quinta corda, e con la punta andiamo a bloccare la sesta corda che altrimenti suonerebbe a vuoto. Poi possiamo posizionare un barré con l'indice sul secondo tasto, a partire dalla quarta corda in giù. Quindi troveremo sulla quarta corda, secondo tasto, il Mi, che è la terza maggiore, scendendo sempre sul secondo tasto, però questa volta sulla terza corda, troviamo proprio il La. E quindi le prime tre note sono Do, tonica, Mi, terza maggiore, La e la sesta. A questo punto possiamo decidere, per esempio, di posizionare l'anulare qui sul terzo tasto, seconda corda, ma faremo suonare il Re e quindi sarebbe un accordo Do sesta con la nona, con la seconda che è Re, che suona anche molto bene. Per poi lasciare il mignolo sulla prima corda, terzo tasto, e far suonare quindi la quinta dell'accordo. Quindi questo accordo, sentite, è un Do sesta nona che fa molto bossa nova, ma può essere usato anche nello swing, e quindi è un'altra posizione che possiamo utilizzare. Passiamo alla terza posizione, questa qui, Do settima maggiore, la conosciamo, anche qui dobbiamo spostare la settima maggiore che è qui e far suonare invece la sesta che è qui. E vabbè, facilissimo in questo caso. Quindi mettiamo un barré con l'indice dalla quarta corda in giù sul tasto decimo,
facciamo suonare quindi grazie a questo barré sulla quarta corda, la tonica, il Do, poi posizioniamo l'anulare sul dodicesimo tasto, terza corda, facendo suonare il Sol, che è la quinta. Il barré, in questo caso sulla seconda corda, decimo tasto, ci fa suonare il La, che è la sesta. E infine il mignolo sul dodicesimo tasto, prima corda, fa suonare il Mi, che è la terza maggiore del Do. E quindi abbiamo fa suonato anche in questo caso un bel Do sesta. Quindi, come vedete, le posizioni vanno memorizzate, è chiaro, ma prima di memorizzarle vanno costruite. È grazie a questa palestra che si entra, che si acquisisce maggiore consapevolezza del manico della chitarra. Ed è grazie a questa consapevolezza che si diventa bravi chitarristi. Grazie per aver seguito questa nuova lezione del corso di chitarra jazz per principianti e se vi è piaciuta vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un commento in piattaforma. Alla prossima, arrivederci.